Ciao a tutti, spero che non ci siano problemi. Forse sì, possiamo andare. Allora, volevo un pochino comunicare con voi che intanto è arrivata notizia dell'emanazione del decreto legge Cura Italia che è stato oggi licenziato in tarda mattinata dal Consiglio dei Ministri. È un decreto-legge che inizia a stanziare risorse fresche, inizia a dare carburante ad una macchina che si sta fermando, sta rallentando vistosamente, ma vi posso garantire che questa macchina faremo in modo non si blocchi mai, non si arresti, perché dobbiamo evitare con tutte le nostre forze che il sistema Italia, che il sistema Europa, che il sistema mondo possa bloccarsi come preso da una necrosi che anticiperebbe mosse ancor più negative. Noi dobbiamo rallentare, dobbiamo combattere la pandemia con intelligenza e mi sembra che chi è al governo abbia iniziato ad emanare norme intelligenti. Quindi ben venga questo decreto legge Cura Italia che è, come leggo sul sito di Repubblica, adesso ve lo trovo, ecco qua, è un decreto da 25 miliardi, 3,5 miliardi andrebbero immediatamente a disposizione di sanità e protezione civile, e 10 sul versante del lavoro e della produzione. Ci sarebbe anche la cassa integrazione per aziende con un solo dipendente, quindi non soltanto per quelle realtà produttive medio-grosse importanti, cui solitamente questa opportunità era offerta, ma la cassa integrazione viene concessa in deroga anche per aziende con un dipendente, a dimostrazione del fatto che il governo sta cercando di non dimenticare nessuno e soprattutto i più piccoli. Sono state rinviate le scadenze fiscali, questo leggo, e quindi poco alla volta si sta cercando di mettere in sicurezza la macchina Italia. Però io, oltre a darvi comunicazione di questo importante decreto, volevo ragionare con voi velocemente di quanto oggi trovate sul Corriere della Sera a firma di Ernesto Galli della Loggia, come si suol dire un opinion maker, cioè un intellettuale che con i suoi elzeviri, con i suoi editoriali, orienta appunto chi lo legge. Il titolo di questo editoriale ve lo faccio vedere: Il passato ci frena ancora, scelte guidate dal consenso. Quindi in passato chi ha governato questo paese, piuttosto che ragionare per il bene dello stesso, ha ragionato per ottenere consenso. E Galli della Loggia fa riferimento appunto all'emergenza sanitaria che si sta vivendo soprattutto al sud. Io sono calabrese, quindi so bene di che cosa si stia parlando. A dimostrazione del fatto che dopo la regionalizzazione dei sistemi sanitari, tutte le classi dirigenti, tutte le classi politiche, sia a livello nazionale sia a livello regionale, hanno cercato innanzitutto consenso con cui ottenere voti per la loro rielezione, piuttosto che prendere decisioni anche contro l'opinione pubblica, ma a tutela del bene comune, perché ve lo dice un ex insegnante che non vede l'ora, per certi versi, di poter tornare sistematicamente ai libri, agli studenti, ai colleghi, perché per me la scuola era questo mondo. Bene, certe volte gli insegnanti, così come i genitori, debbono essere duri, debbono con severità coniugata con tenerezza, far capire che non tutto è lecito, non tutto è possibile. Ernesto Galli della Loggia fa un esempio relativamente alla sanità pugliese. Lui dice, scrive anzi, adesso, ma solamente adesso, ci si accorge in Puglia che era meglio comprare qualche respiratore in più per gli ospedali e dare qualche euro in meno al Festival della Pizzica.
Beh, senza nulla togliere alle iniziative culturali, a tutto ciò che promuove turismo, all'effimero di cui qualcuno ricorderà Renato Niccolini essere stato grande alfiere presso il Comune di Roma, beh, qualcuno dovrà anche spiegare perché mai, pur avendo speso tantissimo, noi ci si trovi ora a fronteggiare una pandemia con le terapie intensive che non hanno più letti, posti letto a disposizione. Oggi alle 16 la Regione Lombardia, attraverso l'assessore Gallera, dà i numeri quotidiani. Oggi sappiamo che in Regione Lombardia ci sono altri 60 errotti ricoverati in terapia intensiva. E già ieri abbiamo saputo 40 pazienti dalla Lombardia, dagli ospedali lombardi, sono stati trasferiti presso ospedali di altre regioni per consentire che tutte le unità di terapia intensiva fossero precipuamente dedicate a chi è affetto da coronavirus e quindi combatte con Covid-19. Ora, c'è da capire questo, noi dobbiamo sfruttare questa possibilità per riorganizzare il nostro Stato. Abbiamo capito che dobbiamo spendere di più per sanità, per istruzione, per ricerca e per la sanità pubblica, fondata su un sistema sanitario nazionale e universalistico, cioè capace di offrire a tutti tutela e rispetto del diritto alla salute. Non ci si può ammalare e dover pagare per cure e terapie come avviene in altri sistemi paese, per esempio in molti mondi anglosassoni. Penso innanzitutto agli Stati Uniti. Questo è inammissibile perché significherebbe che alla nascita uno è condannato ad una più facile mortalità perché non gode di quelle protezioni che gli deve garantire lo Stato. Ecco, per me lo Stato è questo, è una diga a favore di tutti, ma in particolar modo di chi per nascita, per estrazione sociale, per censo è più debole. Sono i primissimi articoli della nostra Costituzione che rappresentano la costellazione valoriale da cui far dipendere le nostre scelte politiche. Beh, io oggi ho appunto ribadito questo in alcuni tweet dicendo che di fatto quello che è capitato con questa pandemia lo possiamo anche trasformare nel cigno nero che ci costringe a ripensare tante scelte passate. Noi non dobbiamo sconfiggere il coronavirus e poi tornare a fare come prima, perché non avremmo imparato nulla dalla lezione che la pandemia ci sta fornendo. Noi dovremmo, al contrario, apprendere tanto da questa esperienza triste e drammatica e riassettare il nostro sistema organizzativo, la nostra architettura statuale sul territorio. Noi non possiamo permetterci sistemi sanitari regionalizzati che garantiscono per 60 milioni di cittadini italiani soltanto 5.100 posti letto nelle unità di terapia intensiva, escluse quelle neonatali. Questo significa che per ictus, ischemie e tutte le altre problematiche per cui si va a finire in quei reparti, noi abbiamo a disposizione soltanto 5.100 posti. Adesso in fretta e furia stiamo provvedendo ad aumentare questi posti, ma di fatto la responsabilità è di chi oggi fa la morale, non mi interessa se da destra o da sinistra, avendo governato il paese e avendo preferito, come ha scritto Galli della Loggia, finanziare la festa della pizzica piuttosto che il potenziamento della sanità pubblica. E bene ha fatto, lo ribadisco, bene ha fatto il governo spagnolo ad anticipare, nel caso sia necessario, ma mi pare che anche questa misura sia stata ipotizzata dal governo italiano qualche giorno fa, la requisizione di strutture sanitarie private qualora sia necessario per fronteggiare l'emergenza, non soltanto al sud, ma un pochino dappertutto. Ora, in questo momento, e poi vi voglio lasciare, vi voglio però far capire quanto sia
decisivo il rispetto delle regole. Vedete, io sono qui a casa mia, a Cosenza, non sto uscendo da quando in pratica è stato imposto il blocco. Sono tornato mercoledì dal Senato, perché abbiamo dovuto presenziare, abbiamo dovuto votare. Sono qui, sto muovendomi esattamente come tanti altri, cioè nel rispetto delle regole, perché ci sono milioni e milioni di italiani che stanno rispettando le regole, tranne qualcuno. Per esempio, il capitano, che oggi non ha avuto nient'altro da ridire se non stavo facendo la spesa allorquando il Messaggero e tanti altri giornali hanno pubblicato una foto di lui con la fidanzata scattata ieri mentre lui ha detto andava a fare la spesa. Benissimo, io non sono mai uscito ad andare a fare la spesa in questi giorni. Sta provvedendo mia moglie, come giusto che sia, anche perché dovendo uscire si dovrebbero muovere anche le mie tutele, i poliziotti che mi garantiscono il servizio di scorta, esattamente come avviene per Salvini. Ed è francamente vergognoso sentirsi rispondere da un ex ministro dell'interno: sono andato a fare la spesa, non ci sono problemi, mentre la foto lo ha ritratto mano nella mano con la fidanzata. Non è così che ci si comporta, ministro. Io sono sicuro che anche tanti tuoi elettori, anche tanti tuoi eletti, siamo rimasti basiti a fronte di quel comportamento, perché io mi sto sentendo con alcuni dei tuoi e loro mi chiedono di veicolare sempre messaggi del tipo: non uscite se non è assolutamente necessario, e se proprio lo dovete fare, con tutte le cautele del caso, per cui guanti, mascherine e comunque distanza, distanza. Questi sono messaggi che tu, caro ex ministro, stai mandando all'universo mondo come se fossi immune dalla possibilità di contagio. Non farlo questo errore, per te e per tutti quanti, perché abbiamo tutti delle responsabilità pubbliche. E poi adesso vi volevo anche concludere questa breve interlocuzione con un invito. Molti stanno dicendo: compriamo italiano. Sì. Ma prima ancora che comprare italiano, compriamo etico, cioè compriamo per quel poco che possiamo in questi giorni acquistare tutto ciò che proviene da una filiera integralmente etica, integralmente orientata al rispetto di alcuni valori, perché le cose buone non le fanno soltanto gli italiani, le cose cattive non le fanno soltanto gli italiani. Non ci sono popoli che fanno tout court attraverso generalizzazioni che sono sciocche: o tutto bene o tutto male. Ho sentito dire dalla Meloni che, per esempio, lei non si fida dei cinesi perché i cinesi ci hanno portato il virus. Io credo che in Cina abbiano capito che cosa sia un'epidemia. Poi leggo anche che probabilmente in Europa il primo focolaio si sarebbe avuto in Germania senza che la Cina ci sia entrata in alcun modo. E pertanto valutiamo di non dir bestialità, cerchiamo di essere razionali e cerchiamo di fare le cose giuste. Ci incontreremo qualche altra volta, vi saluto e combattiamo. In questi giorni sto leggendo tanto, ogni tanto vado sul computer, vedo qualche video, ascolto un pochino di musica, come è giusto che sia, e come stanno sottolineando molti in rete, combattute che sono spesso esilaranti, sto scoprendo anche tanti aspetti delle persone con cui mi confronto o telefonicamente o in altro modo che magari non avevo osservato prima. Per cui cerchiamo di capire che il mondo è bello, che c'è tanta bellezza intorno a noi, ma anche in noi, e che ce la possiamo fare. E basta con le critiche, cerchiamo di lavorare tutti, e sono convinto che anche dal fronte delle opposizioni potranno arrivare suggerimenti e anche critiche, quando sono rispettosamente proposte, validi per far fare al governo le scelte migliori. Lavoriamo e ne usciremo. Non so quanti morti conteremo alla fine, non so quanti verranno toccati, però ecco, è importante sapere che ce la possiamo fare, perché
purché tutti quanti si dia il nostro contributo. Nessuno si dovrà tirare indietro e nessuno dovrà essere dimenticato. Ciao a tutti.